Ciao a tutti, ben arrivati in un nuovo vlog. Siamo a venerdì 19. Abbi ben chiara la cosa da dire, le parole verranno. Frase del giorno del calendario filosofico. Io ho in mano i calzini perché sto per uscire, che vado a lavoro. Questa settimana vi ho iniziato a registrare salutandovi lunedì, però poi vi ho salutato e basta, quindi non ho fatto nessun'altra ripresa e quindi ho detto vabbè, senti, sai che c'è quei 3 minuti neanche dove dico cose, facciamo finta che non li ho registrati e riniziamo completamente il vlog. Come state? Come avete passato Ferragosto? Alcuni di voi magari avranno finito le ferie, chi come me mancherà un mese e mezzo o di più, forza e coraggio a tutti. E qui in realtà sono dei giorni, ma lavorativamente sempre frenetici, ha fatto comunque un po' di giorni di pioggia, nelle parti di Levante ha fatto purtroppo un po' di danni, almeno qua su Genova. Tutto tranquillo, oggi è brutto, però in teoria non danno pioggia, ma ci sono 24 gradi, io in casa ne ho tipo 25, 26, cioè non mi succedeva da aprile, quindi festa grande. Stanotte anzi ho avuto 2-3 momenti in cui mi sono coperta con l'insulino, quindi poi le giornate si stanno accorciando. Noi del team autunno teniamo duro, che ce la stiamo per fare. Ieri mattina, anche se era brutto tempo, ne ho approfittato per fare alcuni giretti. Ho trovato alcuni prodotti interessanti che vorrei farvi vedere quanto prima. Se riesco questa settimana vi pubblico 3 video anziché 2. Ora stasera revisiono quello sui terminati, nel caso lo avrete già visto, altrimenti lo vedrete questa settimana che arriva. E voglio registrarvi anche il video su alcuni prodotti scoperta relativi all'ambito pulizia della casa, dato che ho testato alcune cosine nuove nel corso di questi mesi. E in tutto questo ho fatto anche un po' di micro shopping, perché lunedì, come vi avevo detto, ero in festa, nonostante fosse Ferragosto, perché comunque poi siamo tanti, quindi o da una parte o dall'altra festa avrei dovuto farla, quindi per la seconda volta credo in 16 anni di lavoro ho fatto festa a Ferragosto, o la terza. 2 sicuro, una 9 anni fa mi era capitata perché ho visto dei ricordi su Instagram, e quest'anno non so se c'è stato un altro anno in cui io Ferragosto non ho lavorato, boh, vabbè, comunque poche volte è capitato di non lavorare e quindi, dato che il tempo era brutto e mare nulla, ne ho approfittato per fare appunto un po' di giri. Andata al centro commerciale, ho fatto un po' di commissioni nei negozi che trovavo, che sapevo erano lì. E ho preso 2-3 cose da Stradivarius. Ieri in questo sono andata anche da un cinese che c'è qua a Genova, e ho preso un jeans e una maglietta, molto nel mio stile, però quelli devo ancora lavarli, quindi magari non in questo vlog, però magari nel prossimo vi faccio vedere le cosine che ho preso, molto easy, ecco, sapete che io sono molto basica e tendo a prendere cose da poter utilizzare magari con più outfit, ecco. E quindi, dato che lo scorso inverno non ho comprato praticamente quasi nulla, idem l'autunno, avevo bisogno di prendere i jeans, perché io in realtà a livello di jeans ne ho uno nero, ho quello con le perline, e uno semplice skinny, che però sta arrivando anche lui perché aveva veramente tipo 6 anni di Stradivarius, pagato 19 euro, quindi metti lava, poi ovviamente il tessuto si era tutto liso all'interno, dall'interno coscia, quindi necessitava di essere cambiato, uno era già eliminato e l'altro non so ancora quanto ci farò. Comunque, a parte questo dettaglio, vi saluto, ci vediamo al mio rientro. Mi è arrivata anche la degusta box che voglio farvi assolutamente vedere, quindi adesso non ho molto tempo a mia disposizione perché i tempi stringono, e dato che anche oggi il tempo è un po' così, vorrei approfittarne e uscire un po' prima di lavarmi. E nulla, quindi ci vediamo al mio rientro a casa. A dopo. Eccoci qua, giornata lavorativa finita. Sono arrivata a casa già da un po', mi sono fatta la mia doccetta, mi sono sistemata, ho anche il cerchiettino nuovo, perché nei giri che ho fatto appunto a Ferragosto al centro commerciale ho preso due cerchietti in saldo, tipo pagati al 70%, con 4 euro ne ho portati a casa 2, così l'altro che non ce la faceva più, poverino, si stava tutto scollando, l'ho ufficialmente eliminato. Allora, prima di prepararmi la cena di stasera, che sarà una cosa svuota frigo, svuotiamo insieme
la degusta box del mese di agosto. L'ho già sbirciata, come sempre la degusta box mi è stata omaggiata dall'azienda. Iniziamo immediatamente, vabbè, c'è tutta una serie di fogli e foglietti che mettiamo qua, anzi uno mi serve perché così vi do anche qualche nota in più. Iniziamo. All'interno troviamo di Morato idee pane nuvolatte, sono 8 panini dolci classico con il 20% di latte e uova da gallina allevate a terra. Questi qua forse li abbiamo già trovati un po' di tempo fa nella versione al cioccolato, quindi cioè sia la versione al cacao che la versione questa qua classica. Poi, sempre in ambito colazione, la box mi sembra che sia a tema back to school, di Bauli della linea Buonessere senza lattosio troviamo questi croissant alla ciliegia con il lievito madre, appunto senza lattosio, quindi appunto nel caso di intolleranza questo qua è anche un valore aggiunto e dentro ce ne sono 6. Troviamo poi all'interno queste due qua, potreste trovare o questo ai frutti rossi oppure agli agrumi, sono degli integratori alimentari in formato chewing gum, comunque io per gli integratori vi consiglio sempre comunque di consultare il medico, nutrizionista, insomma chi vi segue. Comunque trovate questo della linea Mind to Gum e della stessa linea c'è questo qua, questi qua invece sono pensati appunto per la concentrazione, per la mente, quindi questi due qua. Poi troviamo le galatine. Queste qua chi da piccolo non se le mangiava in quantità industriali, questo qua è un pacchetto da 125 grammi. Poi di altro mercato troviamo questo snack con frolla integrale farcita con cocco e cioccolato, potreste trovare anche la versione quella con crema di cioccolato. Poi passiamo al salato, di Nostromo troviamo il tonno pinne gialle all'olio d'oliva fatto così con la lattina fatta in questo modo, qui la chiama lattina apri gira facile, quindi fatta in questo modo, molto utile perché io non so voi ma ogni volta che apro le scatolette di tonno è un incubo. Poi ci sono tutta una serie di bevande, partiamo da la prima, questa qua sono molto curiosa di provarla, di Peroni nastro azzurro senza 0% alcol, che è questa qua, è una birra appunto analcolica con 0 alcol, ingredienti acqua, malto d'orzo, mais, luppolo, aromi naturali, fine. Appunto la percentuale di alcol è 0,0, ora non so se me la mette a fuoco però ok, la assaggerò molto volentieri, questa qua va di diritto in frigo. Poi di Zemil ci sono in entrambi le box, io questi li ho già visti al supermercato, queste mini size appunto di, senza lattosio, latte e caffè con caffè della Tanzania e latte e cioccolato. Allora, questi qua contengono zucchero quasi sicuramente, comunque li vado a leggere. Latte aromatizzato con, senza lattosio con aggiunta di zucchero. Vabbè, immaginavo ci fosse lo zucchero. Sono dei formati da 125 millilitri, direi. E niente, questi qua appunto sono comodi perché sono appunto piccolini, magari... Ad esempio questo qua secondo me sarebbe carino utilizzarlo ad esempio per fare il fettamisù, avete visto che l'altra volta ho fatto il fettamisù per le fette biscottate, comunque vabbè, questi ci fanno molto piacere. Poi ultimi due prodotti di Achillea, mix di frutta rossa, fragole, mirtillo e melagrana, che è questo qua, e niente, troviamo tutti quanti questo qua all'interno della box. Ed infine, ok, l'ultimo prodotto di Bravo, troviamo questa che è la Sunny Orange and Mango, questa qui, però potreste trovare altre versioni, mi sembra arancia e ananas e arancia e limone, e appunto una linea di bevande alla frutta non frizzanti in lattina.
sono 330 ml e basta. Questa è la box di questo mese. Comunque, come sempre, nell'info box trovate tutte le varie info di servizio. Allora, cena di stasera svuota frigo, ne approfitto per utilizzare questa seconda porzione di pasta fresca della Maffei. Queste sono i troccoli, mi sembra che si chiamino. Comunque mi ci trovo bene perché sono due vaschette porzionate da 125 grammi, io ci mangio abbondantemente, e utilizzerò due zucchine che faccio cuocere precedentemente in fornetto con un po' d'olio, un po' di salvia, un po' di sale, anche se il mio pro massimo è farli, e utilizzerò una burratina al tartufo che io acquisto da Esselunga, buonissima, però il mio pro massimo, però questo giro non ho i pomodorini in frigo ma ho le zucchine, quindi faccio andare quelle. Il mio pro massimo è farlo con i pomodorini freschi, la burrata e chiaramente burrata e pomodorini messi a crudo una volta che è cotta la pasta, e questa, un po' di prezzemolo, fantastica, però appunto non ho quelli, quindi togliamo le zucchine, prepariamo la cena. Giorno dopo, perché siamo a sabato sera, sono le 7:15, io ho già cenato, o meglio ho pranzato e cenato, perché oggi a lavoro non ce l'ho fatta pranzare e quindi ero con la colazione da stamattina, e come sono arrivata a casa ho detto no, taci, taci, taci che ceno, e quindi ho praticamente già cenato, mi devo già struccare, mi metto già il pigiama e serata divano assolutamente, perché ho quasi finito la quarta stagione, cioè no, sì, mi mancano due episodi, la quarta stagione di The Resident e inizio la quinta, tra l'altro, mannaggia a me, mi sono autospoilerata una cosa della quinta stagione, e già al finale della quarta, non dico cose, guardatelo se non l'avete mai visto perché è bellissimo su Disney Plus. C'è un episodio della quarta dove io vi giuro mi sono commossa e non me l'aspettavo per quel personaggio, tutto un momento di commozione, e quindi vedremo come sarà invece l'episodio della quinta, dove io ho avuto già, mi sono fatta questo spoiler da sola. Ad ogni modo, ho visto essere stato rinnovato per una sesta stagione, quindi non vediamo l'ora, cioè non vediamo, io non vedo l'ora. In tutto questo volevo farvi vedere anche le piantine che vi avevo detto che ho preso da Ikea quando sono andata lunedì, perché poi non ve le ho fatte vedere nel video acquisti Ikea e ve le faccio vedere adesso. Prima di tutto ho preso uno spatafillo esattamente come quello che io già avevo, piccolino qua, messo nello stesso vaso, anche questo qua è di Ikea ma credo che non lo vendano più,
pagata forse 3,50 euro e ho cercato di prendere una di quelle un pochettino più piene come piante, ne ho messo appunto qua. E sulla scrivania, tanto ora poi vi dico di lui, sulla scrivania ho scelto questa. In realtà c'era anche quella che io avevo preso la volta scorsa, che era carinissima, secondo me era perfetta, però era un po' rovinatina dagli insetti e aveva qualche foglia che non si sentiva tanto bene, così ho ripreso questa, che in realtà era la primissima che io avevo preso da mettere in questo angolo. Al momento l'ho messa qua, ma penso di spostarla, se mi capiterà di andare da IKEA e trovare quella che avevo precedentemente, perché rimane un pochettino più bassa, ecco, mi piace un pochino di più. L'altra volta vi ho anche accennato al fatto del diffusore di Avemay che mi stava piacendo tantissimo, me lo sono comprata, ho fatto l'ordine ieri mi sono fatta un piccolo ordine, ho preso un paio di prodotti che volevo e nulla, quindi ora posso farvelo vedere perché me lo sono già preso. Della limited edition, quella black, ho preso il diffusore a bastoncini, quello Hawaii Vulcano, e questo qua dentro ha sicuramente il tabacco, mi sembra di ricordare il caffè e un'altra profumazione, e appunto c'era anche la candela l'ho finita, devo solo staccare lo stoppino, poi pensavo di tenerlo tipo portapenne perché mi piace un sacco come ci sta sulla scrivania, ed è fantastico, è una roba super super diversa dai classici diffusori a bastoncino, però appunto questo qua me l'avevano mandato loro, me lo sono comprata, quindi poi arriverà un pacco e quindi posso svelarvi qual è. Ora andate e acquistate tutte, non ho codici sconto da darvi. Nel frattempo mi sono seduta e dicevo, ad ogni modo nei prossimi video vi farò vedere le cosine un po' interessanti che ho preso, sia per quanto riguarda l'ambito abbigliamento, anche se vorrei fare anche un salto devo fare sicuramente un salto a Stradivarius per fare un reso, e vediamo un po' i prossimi giorni, quindi non so se magari farvi poi un video unico o farvelo vedere, ecco, nel prossimo vlog. E se mi ricordo, lunedì vi registro il video relativo ai prodotti scoperta per la pulizia della casa, perché sto provando appunto, come già vi dicevo, un po' di cosine nuove e quindi mi piacerebbe recensirvele, farvi un video. Ho preso anche delle cosine novità da provare, però quelle non ve le farò vedere in quel video, quindi c'è un po' di ciccia sul fuoco di video che vorrei registrare. In realtà appunto ancora sono in piena stagione e mi dispiace anche un po' aver trascurato il canale, ecco, anche se poi al di là di quelle 2 settimane a giugno dove veramente tra gli impegni comunque lavorativi miei, impegni lavorativi legati più che altro a Instagram per dei lavori che sono andata a fare per delle aziende su Milano, quindi è stato veramente un periodo bello intenso quello e non riuscivo a stare dietro a YouTube. Sono contenta, ecco, anche se meno attiva rispetto al solito, di esserci stata comunque con 2 video a settimana. Mi ci sono impegnata tanto e sto imparando a capire quando è arrivato per me il momento di dire ok, hai finito la tua giornata lavorativa, stacca, non fare niente, goditi il divano, guardati una serie TV, e quindi proprio prendermi del tempo offline per ricaricarmi, per non vivere solo con il devo e quindi questo per me è un enorme passo avanti. Ad ogni modo, io spero di esservi stata di compagnia, adesso credo che andrò a struccarmi e ci vediamo in settimana con un nuovo video. Ciao!